Ciao ragazzi, siamo a poche settimane, meglio pochi giorni al giorno di Natale, che per quanto riguarda l'alimentazione, diciamo nel mondo fitness, è diciamo anche l'inizio di una serie di pasti, cene, pranzi, cenoni con amici, parenti e familiari, e quindi chi ha seguito una dieta ligia fino ad oggi e ha ottenuto risultati cambiando la propria composizione corporea, ovviamente ha salito da quella che è la paura, il timore di perdere la condizione raggiunta e di tornare a ingrassare proprio a partire dal giorno di Natale e poi a seguire fino all'inizio dell'anno nuovo. Questa paura assale soprattutto le persone che provengono da una situazione di sovrappeso, di obesità, quindi anche la mia trasformazione da tortello a torello, dove appunto sicuramente ero più cicciotto e più grassoccio rispetto adesso, e quindi ovviamente il timore è quello di tornare nella situazione precedente, di annullare tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi o magari negli ultimi anni. L'errore più diffuso è quindi quello di assumere un atteggiamento disfattista o lasciare perdere tutto, perché comunque si sa che arrivati al 23, al 24 di dicembre non ha senso stare a dieta, non ha senso stare a guardare neanche gli allenamenti perché la maggior parte delle palestre chiude, e quindi ci prendiamo 2 settimane, 20 giorni di pausa dove ovviamente è inevitabile mollare e quindi perdere la condizione raggiunta. In realtà questo tipo di atteggiamento nasce ancora da questo perfezionismo tossico e questa smania, ossessione del controllo tipica del mondo del fitness, dove o si fanno le cose alla perfezione o si cerca di fare tutto bene, altrimenti non vale neanche la pena farle, quindi o tutto bianco o tutto nero, o 0% o 100%. In realtà non è così e assolutamente è possibile, come è anche successo a diversi nostri clienti e tuttora stiamo seguendo diversi clienti durante queste settimane, riuscire a mantenere la propria composizione corporea e addirittura migliorarla durante le settimane di Natale, proprio continuando il percorso e accettando il fatto che magari non si potrà tutte le volte riuscire a mangiare esattamente quello che si mangia durante il resto delle settimane o tutte le volte ad allenarsi esattamente con la stessa frequenza, intensità e volume che riusciamo durante l'anno. Però questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare tutto e mandare tutto all'aria. Possiamo ugualmente cercare di concentrarci su altri aspetti legati ovviamente al Natale, come ovviamente chi è religioso, all'aspetto religioso, momenti di convivialità con amici, parenti e conoscenti che non vediamo da tanto tempo. Focalizzarsi su questo, e ovviamente l'allenamento e la dieta magari passano in un secondo piano, proprio perché la palestra è chiusa, perché non riusciamo a mangiare esattamente quello che vogliamo, però questo non significa che dobbiamo interrompere il nostro percorso. Si tratta proprio di assumere questo atteggiamento di ottimalismo, quindi questa parola che è tradotta ovviamente in italiano dall'inglese optimalism, quindi cercare di essere ottimali o cercare di migliorare regolarmente anche in situazioni in cui abbiamo degli ostacoli e non riusciamo a fare tutto esattamente come vogliamo, piuttosto che perseguire un perfezionismo tossico che in realtà ci porta ad abbandonare tutto e quindi a dover riprendere in mano la situazione magari a fine gennaio con qualche chilo di troppo accumulato durante le feste perché abbiamo mangiato di più, abbiamo fermato completamente l'allenamento, e quindi ovviamente fare più fatica rispetto invece a non fare tutto alla perfezione, però continuare con il percorso anche durante il periodo natalizio. Quindi quali sono i miei 3 consigli che do ogni anno prima del periodo natalizio, ormai dal 2010, quindi sono parecchi anni? Il primo sicuramente è quello di non intraprendere diete pre-Natale o pre-feste di Natale, cercando appunto di perdere chili per poi poter mangiare l'inverosimile. Non siamo delle sacca poche che devono essere svuotate per poi essere riempite al massimo. Numero 2, continuare per quanto possibile fare attività fisica, quindi finché le palestre sono aperte ovviamente non dobbiamo interrompere i nostri allenamenti, poi possiamo ovviamente fare attività fisica anche in altre modalità, non c'è solo la palestra, anche una semplice camminata a passo sostenuto, quindi il classico Nordic Walk, oppure una corsetta, del jogging, qualsiasi tipo di attività per comunque mantenerci in movimento e non stare semplicemente a casa
a mangiare e a chiacchierare con amici e parenti. Ovviamente questo è importante, però non solo quello. E numero tre, ovviamente cercare di tenersi attivi, quindi ok, l'allenamento strutturato, quindi fare degli allenamenti che possono essere cardiovascolari oppure allenamento anche a corpo libero se le palestre sono chiuse, però cercare appunto di interrompere la sedentarietà pur ovviamente cercando di trascorrere tempo qualitativo con amici, familiari che magari non vediamo da tanto tempo.